Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Benedetto Sword e oggi siamo su Kirby Superstar Ultra. Nello scorso episodio abbiamo finito Brezza Leggera e in questo episodio faremo Dynablade. Ma ovviamente gara di buon gusto la andremo a fare semmai dopo o dopo Dynablade. Però adesso andiamo a fare Dynablade, tanto perché... sì, buonanotte. Prima sigla. Perfetto. Perfetto ragazzi, adesso possiamo iniziare Dynablade. Dynablade ha rovinato i raccolti. Forse c'è un motivo, ma tutto questo deve finire. Affina le tue abilità e quelle dei tuoi aiutanti in 5 vincenti quadri. Nuova partita. Allora, c'è Kirby che dorme. Dynablade è un uccello, gli cade una mano in testa. Aia. Ed eccoci qui, Dynablade. Prato nocciolato. Ah, questo... Ma sbaglio, questo è un riferimento a... Raga, mi sembra un riferimento a Mario Bros 2, perché... Lama, aia. Ecco, la lama che mi colpisce con la lama. Mi sembrava un riferimento al Super Mario USA, perché il primo livello partiva così. Questo è più un easter egg. Adesso sono riuscito a fare il contratto a lama. Allora. Ah, c'era anche l'abilità parasole che potrò prendere, però ovviamente no. Ma chiamiamo un alleato e invogliamo questo, che non ci dà niente. Ma non ci dà l'abilità raggio. Allora, aiutante, sbrigati. Beh, potrei prendere anche l'abilità parasole, però non mi va adesso. Allora, nuota. Ok, allora andiamo qui sotto. Dove non c'è praticamente niente, allora perché ci siamo andati sotto. Scusate. Aia. Prendo danni apposta o non faccio così divertimento? Allora prendiamo un po' di cibi, e andiamo avanti. Allora andiamo qui sopra, dove c'è una porta. Io ci entro e salvo, perché sicurezza. Oh, bomba. Allora guardo il dubbio, non c'è niente. Però lascio una vita. Dammi la vita e uccidiamo sto robo. Ah, se non sbaglio di un... Ah, lui immortale, giusto. Quindi non posso... Ah, posso fare anche il contrattacco. Però dovrei riuscire a prendere la bomba. Levati. Tu levati, perché comunque... Ah, bastava... Ok, ti ho già aiutato molto. Perfetto, andiamo avanti ragazzi, siamo molto bene. Raggio contro raggio. Perfetto, allora vai qua in cima. Però più in cima c'è una porta extra. E quindi io lì ci vorrei molto andare. Quindi andiamo qui dentro. Allora, non è così niente di speciale. No, non è niente di speciale, però mi hanno sopraffatto. Però c'è un bombone. Ho visto che c'è un bombone. Allora. Ok, grazie. Quindi se c'è un po' di questo. Vado. Un maxi tomato che adesso mi serve. Però adesso ci serve il boss, ovvero... Kuoko Kawasaki. E la sua abilità è un poco particolare. Abilità Kuoko, che può essere usata solo tanto una volta. Guardate un po' raga che fa. Raga, è una cosa assurda. Kirby Kuoko che cucina un sacco di prelibatezze che per ora non ci servono.
La vita esplosa solo una volta. Ah, nuovo metodo per sparare. E non ho preso il massimo. Uno, ti prego, dimmi uno. No, ci voglio provare tanto perché posso. Allora, devo prendere il... Tempismo! Che brutta figuraccia. No, raga, hanno fatto una figuraccia di merda. Wow! Adesso ti ragiono. 3, 2, 1. Wow, anche oltre l'1. Quanto ci dà? 3 vite! Perfetto, siamo. Andiamo al secondo quadro. Adesso dammi giusto. L'abilità parasole. Allora, questa è un'abilità molto molto importante, perché forse questa è una delle migliori. Wow, tipo. Andiamo qui dentro dove troviamo due boss. Dove cerchiamo di sconfiggerli tutti quanti. Non dico boss, però. Quindi ci voleva la porta segreta. Adesso devo andare di lì. Però lascerei stare l'abilità parasole, darla a Waddle Doo e prendere l'abilità spada, perché ci serve. Allora, andiamo qui sopra. Dove c'è l'abilità granata che però non voglio prendere. Allora, qui ci sono le marshmallow. Non ci servono perché non c'è la vita piena. Allora, spara. Lascia dentro e salvo. Ah, questo è il scorrimento, Saria? Oh, un piede non si vede nulla. Raga, questo Kirby mi sta piacendo un sacco. Waddle Doo mi ha salvato dall'attacco di la vita delle noci. Attenzione a non prendere la vita pisolino, perché... Pisolino, però attenzione a non prenderlo. Però la prendo. Aiuta il sonno. No, ve l'ho detto, raga, che non serve. Ve l'ho detto, raga, non prendete mai quell'abilità, perché praticamente vi fa addormentare sul colpo. Forse non ci sono. Dammi il potere. Allora, però forse devo premere prima. Poi, che ne so, raga. Ma ora vedo quello che devo fare. Allora, ancora un pochino, ti prego. Tanto sonno. Perché Kirby non si sveglia e non puoi fare nulla. Buonanotte. Ve l'ho detto, ragazzi, che... Vi ho detto, ragazzi, che l'abilità sonno è praticamente inutile, perché... mo si è sbagliato. Buongiorno. Vabbè, comunque vi ho spiegato che non possiamo usare l'abilità sonno, perché è una cazzata, quindi... Cercate, raga, di non usarla, perché appunto è molto pericolosa. E prendiamo la stella vuota. Qua vedo qualcosa, ma non ho scontrato. L'abilità ruota, raga, questa non è un'abilità. Intanto c'è il cubo che non serve. Ma che serve l'abilità cubo? Prendo l'abilità ruota, prendo perché posso. Però non mi devo dire che ruota. Mi rendo invisibile questa abilità, quindi cercate di avvisare molto molto spesso. Anche se anche la buca martello non è male, però così posso attaccare. Aia. Ma non così molto. Perfetto, sono tutto. Andiamo avanti. Allora. Un ottimo figo. È uscente. Anche io, perché devo recuperare un sacco di vita.
vita di una donna. Ok, non posso. Allora andiamo avanti, ragazzi. E questa è una porta extra. Sì, perché abbiamo finito. Vabbè, non ho tutto il massimo, ma almeno una vita è sempre meglio. Ah, per poco. Però accontentiamoci. Ok, gli altri livelli abbiamo fatto. E che è questo? Non so chi sia, ma lo voglio. Ho perso la modalità. Allora, ingoia. Perfetto. Abilità ruota. Allora, dammi. Sempre. Ah sì, perché non l'ho presa. Sono proprio scemo. Attimo che sto. Che devo riuscire. Cioè, lascio un attimo l'abilità vuota, non lo so. E prendo l'abilità lottatore più una vita. Ecco. Gli altri. Ok, gli altri livelli li devo fare nel prossimo episodio. E vi saluto. See you next time, baby.